con Domenico Marazzita, presidente dell'US Scandale. Presidente, oggi l'abbiamo sentito un po' nervosa dagli spalti. Beh, io quando non gioco sono sempre nervoso. E sarai scarico, nervoso per molto allora. Purtroppo sì, scarico la tensione così, vedi, come puoi sentire ho perso un po' di voce anche oggi. L'ha fatta davvero arrabbiare il signor Flotta di Rossano, gli dia un voto. Ma il voto è, già dai primi minuti ha perso un po' l'orizzonte. Diciamo che non ci ha dato il 2-0, un gol regolarissimo che cambiava la partita, non bisognava lottare così tanto, cioè, eri due gol in vantaggio e riusciva a gestirla. Comunque è stato più appassionante così, è stata più bella vincere la. Infatti una bella alternanza, 1-0, 2-1 per loro, 2-2, 3-2 sì, per voi. Hanno messo molto carattere ragazzi, ci volevano questa vittoria e l'hanno ottenuta. Su tutti Antonio Scalise primo, Tupale? Sì, sicuramente, ma Antonio lo conosciamo tutti. Io voglio segnalare l'ingresso del nostro under di Marcolino Garofolo, che ha dato un ottimo impatto alla partita, visto pure la tenera età, come suol dire, ha dato spinta alla squadra e ha cambiato faccia alla partita, veramente. Domenica si va a Torre Melissa? Sì. Un altro ex? Diciamo che il calcio è fatto di ex, è fatto di ritorni, di partenze. È una partita come le altre, andiamo a Torre Melissa per cercare di fare punti, sicuramente fare una partita all'altezza. 10 punti in 5 gare, non è proprio il ruolino di una squadra che si vuole salvare, cominciamo a pensare a qualcosa in più? Tu mi stuzzichi domenica per domenica, te lo ripeto per l'ennesima volta, il nostro obiettivo è la salvezza. La chiudiamo qui. Grazie. In bocca al lupo ancora. Crepi.